Buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti in questa bellissima abbazia di San Giovanni in Fiore, a tutti voi. E adesso vi passo una piccola donna che per me è più grande di me. Corinne. I libri sono ali che ti aiutano a volare, i libri sono vele che ti fanno navigare. Dobbiamo aspettare un attimo perché dobbiamo aspettare fino a che punto comincia a riprendere. A posto? Siamo. I libri sono ali che ti aiutano a volare, i libri sono vele che ti fanno navigare. Grazie a Corinne, Corinne è mia figlia. Buonasera e benvenute e benvenuti a tutti, siamo tanti, grazie. Veramente è bello vedere questa sera la nostra abbazia con così tanta gente, abbiamo un carico di umanità e quindi ci rendiamo conto che ancora i rapporti umani esistono, ci sono ed è bello e ci consoliamo. Noi che ci spendiamo da anni per la cultura, per la promozione della cultura, che un evento del genere attira tante persone. Grazie. Prima di entrare nel vivo della serata, volevo un attimo ricordare a tutti chi è l'associazione Donne e Diritti che ha promosso la nascita del premio letterario, la prima edizione del premio Città di San Giovanni in Fiore. È un'associazione tutta di donne, quindi è l'associazione femminile che c'è a San Giovanni in Fiore. Siamo tante, tante donne di diversa estrazione sociale, di diversa cultura che ci siamo aggregate proprio per fare promozione socio-culturale nella nostra comunità e stiamo realizzando a piccoli passi tante piccole cose. Abbiamo creato il centro antiviolenza grazie all'aiuto anche del centro antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza. Qui vedo Marta Picardi che saluto, c'è anche Roberta Attanasio che è la responsabile legale del centro antiviolenza. E finalmente siamo riuscite ad organizzare il premio letterario. E una piccola storia. Noi a San Giovanni in Fiore abbiamo organizzato molte rassegne di libri. Una delle più importanti è stata Emozioni d'inverno, che io ho ideato, ma sono stata supportata da alcuni esponenti culturali di San Giovanni in Fiore. Sono stata aiutata dalla libreria Mondadori, Salvatore Venti, sono stata aiutata dai docenti del liceo classico, la professoressa Maria Gabriella Militerno e il professore Giuseppe Barberio, che mi hanno sostenuto, hanno preparato i ragazzi, hanno diffuso i libri. E quindi, avendo organizzato in questi anni tante rassegne, avendo poi io curato gli incontri silani di Famigliatello, era un'evoluzione naturale la celebrazione proprio dei libri, che è proprio il premio letterario, ed è per questo che abbiamo indetto questo premio. E voglio un attimo riparvi solo un minutino di tempo per una cosa mia personale, perché io questa sera voglio dedicare questa serata a mio padre, che non c'è più, e mio padre che era un umile contadino, un operaio, che però aveva la passione per i libri che mi ha trasmesso. Mio padre lavorava tutto il giorno nei campi, però la sera andava a dormire alle 3 del mattino perché leggeva i libri. E io, guardandolo, ho copiato la sua passione. Alla prima presentazione
di un libro, sono stata accompagnata da mio padre, avevo 9 anni e da allora non ho più smesso di andare alle presentazioni. E quindi per me questa sera è una doppia emozione, perché appunto sono riuscita nel mio piccolo ad organizzare io un premio dai miei lontani 9 anni. Lo devo tutto a mio padre, che è lontanino, quinta elementare, mi ha trasmesso la passione per i libri, per l'istruzione. Noi siamo tanti, siamo 8 figli, però siamo tutti con un'alta preparazione culturale, e questo è quello che ha voluto mio padre, e questa serata la voglio dedicare a lui. Non c'è più da 7 anni, però so che da lassù mi sta guardando e magari mi starà prendendo. Grazie papà. E saluto mio fratello Luigi, che lo vedo nel pubblico, che la sua presenza mi fa un po' emozionare, ma anche rafforzare, perché mi sento più forte, perché parte della mia famiglia è qui con me questa sera. Grazie. E Katia Lucenti è la nostra vicepresidente, che insieme condurremo questa serata. Ma prima proprio di entrare nel vivo del premio, i saluti di Don Battista Cimino, che è l'abate e il custode della nostra abbazia. Don Battista, e noi ringraziamo perché ci ha messo a disposizione questa bellissima abbazia. Buonasera a tutti, non voglio essere lungo perché siamo già in ritardo. Benvenuti a tutti in questa abbazia, che è un centro culturale. Abbiamo il centro studi Giachimiti. Questi ultimi 40 anni abbiamo fatto passi di gigante per ridare voce a Giacchino da Fiore. Certo, a me come custode dell'abbazia c'è una missione che mi è stata affidata come parroco di Santa Maria delle Grazie, è quella di fare un passo in più, lasciare agli studiosi che ancora fanno delle ricerche a livello mondiale su Giacchino da Fiore. Il grande Giacchino, esegeta, filosofo, persona di pensiero, che ha comunicato tanto all'umanità, e ancora attraverso gli studiosi scopriremo ancora di più. A me il compito di custodire, ecco, mi chiamate l'abate, ma è un titolo che non me lo prendo fin quando non avrò 4-5 monaci che vengono a cantare in questa abbazia, allora sarò l'abate. Preferisco essere il custode di questa abbazia, e quando dico custode, è il custode della spiritualità di Giacchino, perché questa chiesa, in fin dei conti, non parla di un pensatore, questa chiesa parla di Dio, di una fede grande che Giacchino ha avuto e che ha messo per iscritto, che l'ha disegnata, l'ha messa tra le mura, tra le pietre, questa sua fede bellissima. Ecco, allora come custode di questa abbazia sono contento perché ci si inserisce in questo cammino culturale. Mi sento parte di voi, anche se non sono uno scrittore. Non sono uno scrittore. Quando ho lasciato San Giovanni in Fiore, però, ho bruciato tutti i miei diari spirituali, personali, perché dico, può darsi che poi morirò in guerra, in Burundi. Non sono morto, sono stato solo ferito. E però ho detto, da questo momento in poi che vado in Africa, io metterò tante cose per iscritto, perché so che il libro è un veicolo grande che fa passare messaggi, e a distanza può cambiare anche la vita delle persone, così che ho scritto anche i miei piccoli 7 libri dell'Africa, e libri anche di spiritualità, quindi ne sento parte di voi. Allora, apprezzo la nascita di questo premio letterario, quindi è un evento di cultura. Diamo forza alla cultura, e finisco. Creiamo, come il Papa ci dice, la cultura della tolleranza, la cultura della cura,
la cultura del rispetto, la cultura della pace, la cultura della solidarietà, oggi più che mai la cultura dell'accoglienza. Allora stasera sentiremo testimonianze attraverso questi fratelli e sorelle che hanno scritto come loro sono stati veicoli, spero, di questi valori nei libri che hanno scritto. Buon lavoro per questa sera. Grazie all'intervento di Don Battista Cimino. Adesso iniziamo con il primo dialogo socioculturale. L'editoria in Calabria dialogheranno Raffaella Sibbio e Marco Marchese, editore Officina Editoriale da Creto, presentazioni da Creto. Un applauso. Si sente? Buonasera, buonasera a tutti e a tutti e grazie per essere intervenuti. Qui con me è Marco Marchese, editore di Officina Editoriale da Creto. La ringraziamo per essere qui con noi questa serata. Le volevo chiedere, ci parli della sua casa editrice. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io sono veramente lieto di essere qui, anzi, con l'inaugurazione di questo premio letterario, e devo dire che non c'era posto migliore, location migliore dove organizzarla. Editoria in Calabria e Officina Editoriale da Cleto. Bene, le Officine Editoriali da Cleto sono una piccola casa editrice, una micro casa editrice, che è nata a Cleto, appunto. Compirà 2 anni nel mese di novembre. Abbiamo un catalogo che adesso ha raggiunto i 10 volumi, con 2 in pubblicazione. È una micro casa editrice, e per fare editoria in Calabria non è semplice in Italia, in Calabria ancora di più, però magari ne parliamo dopo. E l'impronta che abbiamo voluto dare alla casa editrice è quello di promuovere il territorio, prima di valorizzare il territorio, valorizzare i diritti umani e legare la casa editrice appunto alla territorialità. Poi abbiamo inserito questo elemento officine, potevamo chiamarlo, non lo so, di solito, cioè, spesso gli editori mettono il proprio cognome, invece io ho preferito inserire questo elemento officine, perché per dare proprio il senso dell'artigianalità dell'officina, dove le cose alcune volte si riparano, si aggiustano, perché creare un libro non è semplice, alcune volte bisogna lavorarci tanto per far uscire il testo, no? Perché magari il primo manoscritto ha delle potenzialità, però ancora non sono completamente espresse, allora c'è bisogno di questa artigianalità, ecco perché officine. E poi da Cleto, e non di Cleto oppure un qualche cosa che inglobasse il nome, perché naturalmente non potevamo usurpare il nome ad un borgo, ma semplicemente di Carlo con appunto il da Cleto. Il nostro catalogo è partito con un testo sui diritti civili che si intitola Vi dichiaro uniti, e poi dopo innanzitutto a questa caratteristica la casa editrice di dare spazio ai nuovi autori, c'è tanto bisogno. I nuovi autori sono quelli che hanno più difficoltà ad emergere nell'editoria per tutta una serie di problemi, e noi invece, proprio come impostazione editoriale, vogliamo dare tanto spazio ai nuovi editori, e con questo noi siamo riusciti a dare spazio a questi nuovi autori, e abbiamo affrontato argomenti, per esempio abbiamo affrontato i diritti umani, abbiamo affrontato il tema della cannabis terapeutica, quindi le difficoltà che hanno i malati ad accedere a questa sostanza come farmaco, abbiamo affrontato il tema del fine vita con Alberto Cateche, per completare proprio in queste ultime settimane con un testo, con un libro che si chiama Malacura, che affronta proprio il problema della mala sanità in Calabria, con un qualcosa in più. Non c'è narrata soltanto la storia di una persona che ha vissuto un episodio lunghissimo di mala sanità,
ma questa persona, Ercole Cavaliere si chiama quest'autore, che non c'è più purtroppo da appena due settimane, ci ha lasciato una proposta per riformare la sanità in Calabria, che sarà anche argomento, insomma, di questa serata. Complimenti per la scelta del nome. L'applauso è doveroso. Complimenti per la scelta del nome, per i lavori fatti, sicuramente quelli che verranno dopo. Quindi lei è la dimostrazione che in Calabria si può fare editoria. Adesso le chiedo, ha trovato difficoltà in una terra come la nostra a far questo? E se sì, che difficoltà ha trovato? Grazie, questa è una domanda particolarmente interessante, perché bisogna partire da un presupposto. Se uno oggi, ma in Italia in generale, no, pensa di mettere in piedi una casa editrice per fare soldi, ha sbagliato proprio la direzione, cioè proprio il discorso non esiste. Si fa editoria e si fa microeditoria soprattutto per passione, per amore per i libri. Poi le difficoltà sono tante e io potrei stare qui tantissimo tempo a parlare delle difficoltà pratiche, cioè prima fra tutto voglio dire far arrivare i libri alle persone, no? Cioè dovete immaginarvi che proprio il libro come oggetto, no? Come posso dire, quel valore economico che noi paghiamo per acquistare questo tesoro, no? Che è quello che poi dopo c'è scritto dentro, e non si arriva quasi mai a 20 euro. E se voi pensate che ce ne vogliono 5 per farlo arrivare ai lettori, questa è la prima grande difficoltà, no? E poi per parlare soltanto delle spedizioni, no? C'è una legge in Italia che impone alle poste una tariffa speciale dedicata agli editori che è assolutamente conveniente. Peccato che il 10% di questi libri non arrivano mai e non sono tracciati. Quindi magari questi sono problemi pratici che potrebbero essere risolti molto facilmente, no? Però oltre a questo, perché far nascere un libro è un lavoro molto complesso. Ti arriva il manoscritto, tu lo valuti, devi incominciare a capire le potenzialità di questo scritto. Qui c'è lo spartiacque, perché ci sono case editrici e case editrici, ci sono case editrici che in realtà sono più stampatori che case editrici, lavoro assolutamente rispettabile, che però chiedono dei soldi agli autori per essere pubblicati. Questo secondo me non va bene. Bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di dire: io sono uno stampatore, mi porto un qualche cosa, al limite ti offro il servizio della correzione della bozza, tutto quello che vogliamo, e poi te lo stampo, quindi tu ti compri tot copie e te li porti via, pace. Allora, è un lavoro diverso rispetto all'editore. L'editore ha il compito invece di credere nei propri autori, credere nei testi, nei libri, e prima di tutto farsi carico per pubblicarli. Non bisogna chiedere i soldi agli autori per pubblicare i libri, è l'editore che deve fare questo investimento. Ecco. Comunque, una volta che si arriva a questo spartiacque, si va ad un editore che fa il lavoro a tutto tondo, poi incomincia tutto quanto il lavorio, perché alcune volte ti arriva un testo dove tu ci vedi delle grandi potenzialità, però il testo deve ancora maturare, e quindi magari c'è bisogno di un editing, che non è soltanto un lavoro di correzione delle bozze, non è soltanto un discorso di una frase dopo l'altra, andare a vedere se le virgole sono al posto giusto, e tutto quanto il resto. Alcune volte l'editing addirittura riscrive completamente il libro, proprio perché sposa il progetto, ok? Vede queste potenzialità e insieme all'autore poi dopo si fa maturare il testo. E poi partono le difficoltà pratiche per far arrivare i libri, i distributori nazionali non ne parliamo, perché ripeto, già il libro in sé non arriva a 20 euro, ma se il distributore nazionale ti chiede il 55% di sconto sul prezzo di copertina, il tuo editore lo devi stampare, naturalmente devi riconoscere i diritti d'autore all'autore, allora pensate bene, ecco perché aprivo dicendo l'editoria non è una macchina per fare soldi, però è una macchina che fa tanta passione, perché poi la soddisfazione di pubblicare un libro, e tutti i miei autori, autrici e autori, sono stato proprio testimone, proprio il momento, no, in cui il libro è stampato, quindi tu prendi
questi volumi glieli porti, e allora lì c'è proprio l'atto liberatorio, e 9 volte su 10 scendono anche le lacrime, voglio dire, perché è veramente, veramente un po'. E per concludere, il problema più importante dell'editoria, qui siamo in Calabria, è ancora più accentuato, no? Questo problema, come nel sud Italia in generale, è che si legge poco, tutto qua. E allora mi vengono in mente le parole di Stefania di poco fa, perché certo il pubblico, quindi parlo delle istituzioni, hanno il compito di valorizzare la cultura, hanno il compito di promuovere la lettura, perché questo è estremamente importante. Perché è importante? Vedete, io sono un forte lettore, cioè leggo molto, mi pregio a casa ormai di non avere più spazio dove mettere i libri, penso di incominciare a fare l'IKEA dovrebbe darmi una medaglia, no? Ma semplicemente perché commercializzo una fantastica libreria, no? Di cui io ho coperto quasi tutti i muri di casa, e sono convinto che qui ci sono alcuni forti lettori, poi ci sono un certo numero di lettori, quelli che leggono un libro una volta ogni tanto, e poi ci sono tante tante persone che invece leggono un libro ogni X tempo. Molti dei lettori della casa editrice, soprattutto perché noi facciamo anche distribuzione diretta, quindi abbiamo proprio un contatto diretto con i lettori, alcune volte ci ringraziano e ci dicono: sai, mi è piaciuto il libro, bellissimo, e devo dirti anche una cosa, è la prima volta che ho letto un libro. Ce lo dicono veramente in tanti, ed è, questo è straordinario, e che dimostra una cosa, innanzitutto che non c'è un'età per incominciare a leggere libri. Il più grande problema che abbiamo in Italia, in particolar modo nel sud, è che si legge poco, che abbiamo poco questa abitudine, che però è estremamente importante, perché ogni volta che tu leggi, io sono uno di quelli che non è capace a memorizzare le citazioni, i nomi, le date, faccio fatica, però se mi guardo indietro tutto quello che ho letto, in ogni caso riesco a ripescare un concetto che si va a depositare, a stratificare dentro di noi, e che crea quella cosa fantastica di cui abbiamo tanto bisogno, che si chiama cultura. E concludo davvero, mi vengono in mente adesso proprio le parole di Stefania di poc'anzi, la sua testimonianza, e qui vi dico, essere genitori è una grande responsabilità, perché sono proprio gli esempi. Anche in quello che ci ha detto prima, no? Il papà di Stefania è colui il quale è stato di esempio per Stefania per farmi innamorare dei libri, perché tutti sono capaci di innamorarsi dei libri, devono solo trovare il genere giusto, i libri giusti. Spesso e volentieri quando si entra in libreria, io quando entro in libreria mi faccio chiamare dai libri. Entro in libreria e mi metto in ascolto, quindi comincio a leggere qualche titolo così, e poi arriva il libro, come se fosse il libro stesso che mi sta chiamando, che in quel momento cioè è il momento giusto per leggere quel determinato testo. Allora, la lettura è il più grande problema, ecco, da risolvere, perché poi tutti i problemi pratici, la distribuzione, le spedizioni, questi si risolvono. Ma se noi non impariamo a leggere di più, perché è bello, interessante, se non facciamo da esempio ai giovani e ai bambini soprattutto, noi questo problema difficilmente riusciremo a risolverlo, e quindi creiamo una difficoltà all'evoluzione delle nostre comunità e della nostra società. Quindi io concludo con le accanto, mi viene da dire viva la cultura e viva la lettura. Buon proseguimento di serata. Ringraziamo di nuovo, adesso c'è la lettura dei libri.
Allora, la padrina di Palma Comandè, Mariangela l'alba del giorno dopo di Elena Levato. Cosa rimane dei nostri amori, Olimpio Talarico, padre vostro di Lupa Lanca, la plastica nel piatto Silvio Greco, le parole di mia madre Erminia Barca, l'assedio di Enzo Ciconte, diario dei giorni difficili Teresa Manes, Cloren. Vi facciamo un applauso. Ma gli autori che stasera hanno con grande amore sono tutti noi. Io voglio, naturalmente voglio ricordare che firma il premio il maestro Olafo Giovanni Pertichini, che gli facciamo un grande applauso, che è un grande maestro del nostro paese San Giovanni Fiore. Grazie Giovanni Pertichini. Adesso leggeranno i primi quattro libri la padrina di Palma Comandè, Maria Foglia. Comandè e ringrazio anche l'Associazione Donne dei Riti, nonché la Presidente Stefania Fratto per avermi dato questa possibilità. Palma Comandè ha studiato lettere all'Università di Messina. Dopo aver insegnato per 20 anni, ha lasciato la scuola per dedicarsi completamente alla scrittura. Nel 2004 ha pubblicato Per coraggio e per paura, un romanzo storico sulla strage di Cefalonia. Nel 2017 la volta del romanzo Prima di tutto un uomo, sulla vita di Saverio Strati, di cui ella ne è la nipote. Il libro La padrina è la sua terza opera. È al suo terzo libro, Palma Comandè, nipote di Saverio Strati, firma per Rubettino, un romanzo ambientato in una Calabria selvaggia, antiquata più che antica. Le vicende si snoda a partire dagli anni 80 del Novecento e nello stesso tempo adusa moderni traffici di malaffare con base in Lombardia e negli Stati Uniti. Sono due le donne protagoniste di La padrina, Donna Menù, la nonna che guida l'intera famiglia, quella diretta di figli e nipoti e quella allargata di rami collaterali con piglio dittatoriale, che non esita a mettere un fucile in mano ad un figlio quindicenne per vendicarsi di chi le ha ucciso il padre, né a distruggere una figlia colpevole di essersi innamorata di uno sbirro. Una donna dominata da una sete di vendetta, combinata con la volontà di un potere costruito passo passo, mettendosi in affari con altri capi 'ndrangheta locali, capace di interesse e rafforzare i legami con i parenti e gli amici americani per raggiungere i suoi fini, dotata, più di ogni altro, di una visione strategica sugli obiettivi da raggiungere. Una donna rispettata, temuta e venerata dall'intera comunità, quasi fosse una santa, superiore a tutte le perqualità morali. L'altra protagonista, che racconta tutta la vicenda in prima persona, è la nipote, Miriam, prima ragazzina che sogna insieme ad un'amica un mondo diverso, studiare, diventare medico, è costretta a non continuare la scuola, poter fare la stilista di abiti da sposa. In seguito, ragazza che si adegua alle scelte della nonna, per lei di un matrimonio americano, poi adulta che cerca la sua strada, un percorso che la porta sempre più dentro i meandri del malaffare in cui la sua famiglia è mischiata. Un mondo di cui non condivide razionalmente, ma a cui è legata emozionalmente, finché un evento drammatico la costringe a scegliere. E la sua scelta, sebbene opposta a quella della nonna, che la rifiuta con sprezzo, finisce con modificare anche altri della famiglia e forse nel momento della morte della stessa nonna. Adesso c'è un altro libro, Mariangela l'alba del giorno dopo di Elena Levato, Marilis Soccorro.
e gli facciamo un applauso perché naturalmente sono emozionate. Buonasera a tutti. Allora, Elena Levato è nata a Savelli, a pochi chilometri da San Giovanni in Fiore. Avesse il suo esordio pubblicando fiabe, dalle quali lei faceva uso nella didattica dell'apprendimento in molte discipline, per poi approdare ai romanzi per adulti. I primi del Novecento, la Calabria fa da sfondo a questo romanzo, una storia d'amore, la Grande Guerra, la pandemia della Spagnola. Mariangela, donna di altri tempi, che lotta contro le convenzioni, vince le sue paure e decide di vivere la sua femminilità. Paga il pegno a una società bigotta, retriva, ipocrita e maschilista, piena di pregiudizi. Mariangela, che aspetta l'alba del giorno dopo per sentirsi finalmente libera. E naturalmente complimenti anche a Mariangela, a Marelisa. Adesso arriva Cosa rimane dei nostri amori di Olimpio Talarico, Angela Veltri, e gli facciamo un applauso. Buonasera a tutti. Cosa rimane dei nostri amori? Olimpio Talarico. Crotonese di nascita, vive e cresce a Caccuri, in provincia di Crotone. Dal 1994 vive a Bergamo, dove insegna materie letterarie. Ha pubblicato i romanzi Il Due di Bastoni, selezionato tra i 19 finalisti del premio Tropea e finalista del premio Criterion Città di Avellino e L'assenza che volevo, oltre alla raccolta di racconti, Racconti fra Nord e Sud di Rubertino Editore. Ritornando a casa mi venne in mente mio padre, lungo le strade e i posti che amava, l'odore di umidità e di finocchietto selvatico, lo splendore sul fuso del castello, ecco la Caccuri a cui chiedevo conforto. Perché un paese, per quanto male potesse averti fatto, per quanto te ne fossi allontanato, era casa tua, il luogo della costruzione, degli affetti, lo era stato tanti anni fa e continuava a esserlo ancora. Una storia meridionale il cui protagonista è Caccuri, un borgo calabrese che è un piccolo scrigno di ricchezze contrastanti, di asprezze e dolcezze insieme, con i suoi odori, i suoi sapori, i suoi colori e naturalmente i suoi misteri. Sullo sfondo c'è sempre il Mar Ionio, la costa di Crotone, il borgo ricco di profumi e di odori di Caccuri, e Olimpio Talarico ci fa vivere l'atmosfera del luogo e ci trascina nella storia. Il cielo era basso sugli olivi, denso di nuvole autunnali. Pareva che fosse stato chiuso il sipario e che si facesse fatica anche a respirare. Tutto era nascosto, tanto i merli del castello e la valle del Papa, quanto la logica e le ragioni del fattaccio. Nemmeno i suoni riuscivano ad alzarsi da terra. Si acquietavano
nella corte grigia, si nascondevano nelle viuzze, si incastravano negli usci sottochiusi. A tentoni, in una luce sporca, camminai per stradine scoscese e riconobbi le salite, ritrovai le discese, i muri, come se Cacuri fosse rimasta la stessa da quando ero partito e quel bagliore freddo ridisegnasse i contorni per poi ritornare al punto di partenza. Grazie, complimenti, complimenti all'autore. Adesso arriva Padre Vostro di Lupalacca, Rita Uzzo. Facciamo ogni volta un applauso ad ogni autore perché sono tutti bravi. Buonasera a tutti. Luca Palanca è un collettivo scrittore italiano attivo nel campo della narrativa. Il collettivo nasce nel 2010 quando un gruppo di intellettuali di origine calabrese si coagula nel lavoro di ricerca e scrittura per realizzare quello che poi è divenuto il primo romanzo pubblicato con questo falso nome. Data la mutevolezza del proprio organico, il collettivo si autofinisce a geometria variabile. Padre Vostro. Ad aspirare questo libro è la figura silenziosa e potente di Francesco Nardo, padre del protagonista di uno degli episodi di cronaca più sconvolgenti avvenuti nel nostro paese, il primo delitto di Nove Ligure, il 21 febbraio 2001. Per la prima volta Lupalacca narra in prima persona, singolare e plurale, maschile e femminile allo stesso tempo. Lo fa per riflettere sul bene e sul male, sul ruolo dei padrini, padri, sul dolore del perdono, attraverso una ricerca che non si alimenta nella voce lunga degli autori di quella grammatica vicenda, ma che pure consente di collocare le scelte di Nardo in un contenitore nuovo, dove diluisce la speranza della ricostruzione del legame familiare e sociale, così brutalmente deciso. Torto l'orrore, infatti, quello che più profondo ed elevato ci restituisce questa storia è la potenza dell'amore paterno, la restituzione di una seconda possibilità, la funzione educativa della pena, la giustizia relativa, la crisi della famiglia normale, il ruolo giocato del mass media, elementi capitoli che si rincorrono in una struttura densa, profondamente immensa dell'atmosfera del lockdown 2020, capace di rendere il padre di Erika un riferimento collettivo, il padre di tutti, il Padre Vostro. Grazie, associata, vi facciamo un applauso grande perché sono tutti emozionati. Vi chiedo magari di alzare, perché la mia voce si sente, di alzare un po' il tono della voce, perché anche se c'è il microfono e parli piano e parli veloce non si capiscono le parole, quindi se vi avvicinate un po' di più al microfono e parlate in modo più alzato un po' il tono, perché più di questo non possiamo alzare, se no poi fischiano i microfoni, magari chi non lo capisce, no, le cose tecniche almeno le sappiamo fare. Grazie. Adesso salutiamo la giuria. Salutiamo la giuria che gli facciamo un grande applauso. Presidente del Consiglio, naturalmente stavo dicendo del Consiglio. Ogni tanto ci vuole anche la risata. Presidente Gregorio Corignano, giornalista che purtroppo non c'è, ha avuto un impegno, quindi lo salutiamo con un applauso. Militerno Maria Gabriella, docente lettere di San Giovanni in Fiore del liceo. Riccardo Succurgo, presidente Centro Internazionale di Studi Gioacchiniti. Roberta Attanasio, responsabile legale del Centro Antiviolenza Roberto Lanzino. Massimo Covello, segretario regionale FIOM Riccardo Cristiano, scrittore, presidente di Liberi TV. Faccio una cosa tutto.
Anna Giorno, responsabile screening ASP di Cosenza. Vittorio De Luca, docente lettere, faccio un applauso. Stefania Lanzone, docente di lettere. Beltri Salvatore, Mondadori San Giovanni in Fiore. Raffaella Sibio, associata di Donne Diritti. Interve poi naturalmente faremo un saluto a Danilo Montenegro e Salvatore Audia naturalmente farà darà la sua voce in ricordo di Montenegro. Gli facciamo un applauso. È un giornalista e attore di San Giovanni in Fiore, grande Salvatore, grazie. Allora, adesso ci sarà un secondo dialogo. La Calabria, terra di accoglienza, luogo dell'anima, l'umanità fuori legge. Dialogheranno Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, e Mimmo Rizzuto, comitato dell'Est 20, credo di averlo detto giusto, e Stefania Pratto, la presidente dell'associazione Donne Diritti. Un grande applauso. Dico un grande applauso perché grazie alla nostra presidente dell'associazione Donne Diritti oggi abbiamo realizzato il nostro primo sogno, anche ce ne sono altri, quindi un applauso grande alla nostra presidente e a tutti voi che siete qua. Sono seduta nel mezzo, visto che ci sono due uomini, allora ho preferito prendere la scena centrale. Allora, si sente da dietro, mi erano arrivate alcune lamentele, proveremo ad alzare di più la voce quando... Va bene, grazie. Dopo di noi, appunto, ci sarà anche un altro bel momento, perché ricorderemo il maestro Danilo Montenegro, che era di origine di Vibo Valentia, ma ormai era integrato, faceva parte della nostra comunità sangiovannese, perché aveva sposato una donna di San Giovanni in Fiore, ha creato la sua famiglia qui e purtroppo è stato il primo dei nostri concittadini a perdere la vita a causa del maledetto coronavirus. E questa sera siamo emozionate perché c'è un suo amico che lo ha seguito, che si chiama Salvatore Audia, che è un giornalista della nostra radio, dell'emittente PRL, ed è anche un attore, e ci narrerà, ci ricorderà un suo ricordo, porterà qui a noi la sua testimonianza, e quindi questo è un momento molto bello, e grazie alla famiglia Montenegro, grazie a Salvatore Audia che ha deciso di condividere con noi questo suo ricordo. Allora, questo è il secondo dialogo socioculturale. Perché abbiamo scelto di dialogare con Mimmo Lucano? Prima di tutto, Mimmo Lucano, per chi non lo conoscesse, ma è impossibile, è l'ex sindaco di Riace, è colui che ha ideato il modello Riace conosciuto in tutto il mondo. Modello di integrazione, modello di accoglienza, modello di umanità. E poi ha scritto un libro che noi di Donne Diritti abbiamo presentato, l'abbiamo presentato a dicembre, non si poteva fare in presenza perché eravamo proprio in Covid, lo abbiamo fatto online, e il libro si chiama Il fuorilegge, la lunga battaglia di un uomo solo. Perché il fuorilegge? Perché a un certo punto essere accoglienti, essere solidali, fare integrazione è diventato un reato di umanità, perché non possiamo più accogliere le persone che vengono da lontano, dobbiamo farci i fatti nostri, perché queste persone danno fastidio, queste persone ci vengono a contaminare. Sono usciti termini durante il 2018 anche da istituzioni politiche molto importanti di contaminazione, termini che ricordano un po' il fascismo.
solo perché un uomo come Mimmo Lucano ha deciso di aiutare chi viene da lontano, chi viene sui barconi, di aiutare i rifugiati. Per tutto questo Mimmo ha pagato un prezzo molto alto, lui dopo vi spiegherà nei particolari e ci aiuterà Mimmo Rizzuti in questo. Allora, Mimmo, grazie per essere venuto qui a San Giovanni in Fiore, sei venuto da Riace questa sera e vogliamo un attimo parlare di questo fuorilegge, di questo reato dell'umanità. Grazie. Buonasera a tutte le persone che sono presenti. Un'atmosfera che mi porta una grande emozione per il luogo in cui ci troviamo. In realtà è più che un libro, io credo, come un diario, come un diario dove ci sono degli appunti così di un viaggio, di una testimonianza. Io ho pensato è giusto che deve rimanere così dopo una storia, un'esperienza che ha incuriosito tantissimi in tutto il mondo. Ecco, solo noi io non ce l'ho una ambizione di avere scritto un libro, forse sarà il primo e ultimo, ma volevo così che in un momento particolare che ha anche un po' di solitudine, di sofferenza, ho pensato tutto quello che mi era capitato di lasciare come una testimonianza, una traccia che può essere utile per raccontare non solo la mia esperienza, ma alla fine è la storia di una comunità, di un luogo. Credo che mi veniva da pensare proprio anche per l'atmosfera dove ci troviamo, che ho pensato che in realtà è come se c'è stato un incontro, forse la straordinarietà e il valore e l'interesse che ha suscitato quello che è accaduto a Riace, quello che involontariamente ha visto me come uno dei protagonisti, è come se c'è stato un incontro tra un luogo che è un vecchio borgo, un antico borgo quasi spopolato, ci sono stati forti fenomeni di emigrazione. E poi un vescovo, e poi una persona come me, all'epoca non ero sindaco, che fortemente impegnato sul piano politico e sociale, e con il sogno di riscattare quel luogo, di immaginare un futuro possibile per i giovani, per cercare di interrompere quel senso così di forte rassegnazione che portava tutti, ma anche oggi portano, nonostante questo tentativo, queste esperienze, a ripetere ormai il nostro futuro è altrove. Io credo, come tanti paesi dell'entroterra, della Calabria, come Riace si vive questo senso così di provvisorietà, siamo tutti consapevoli, ce ne dobbiamo andare. Allora, questo io ho immaginato, un incontro tra uno che si occupa di avere un sogno sociale, politico, per un futuro possibile nella nostra terra, un vescovo che in pratica mi coinvolge, mi chiede, vieni che
in una struttura che appartiene alla Curia, la chiamiamo la Casa del Pellegrino, a Riace, c'è stato uno sbarco, sono arrivati più di 200 persone, di profughi. E poi questo incontro con il borgo semi-abbandonato, fortemente rassegnato, e un altro elemento è questo popolo in viaggio, questo popolo che sogna un luogo dove poter vivere. Siamo in viaggio, per, ha detto un ragazzo iraniano, per in cerca di un luogo dove ci sono case, e noi l'abbiamo trovato, questo luogo si chiama Riace perché ha pensato che come se qua c'è stata la guerra di case abbandonate, noi siamo un popolo in viaggio per un sogno di liberazione. Ecco, tutti questi elementi hanno fatto nascere questo sogno così di una umanità possibile, l'accoglienza, la solidarietà, questo linguaggio così che è molto connaturato alle nostre popolazioni, che ritrovano la possibilità così di riconoscersi in una identità smarrita, perché spesso la contaminazione del consumismo ha fatto proprio smarrire questo senso. E c'è stato questo tentativo che è andato oltre la semplice accoglienza, perché ci sono tanti elementi così. Io ho sempre pensato che, e ovviamente l'esperienza me l'ha rafforzato, che utopia sociale e l'evangelizzazione hanno alla fine lo stesso orizzonte. Poi a un certo punto la mia storia diventa una storia giudiziaria, e non voglio, come devo dire, sono di parte, e ovviamente non ho la presunzione di... Intanto la sentenza è vicina alla fine di settembre, e aspetto con... E noi aspettiamo pure noi con ansia il verdetto della sentenza. E con noi c'è Mimmo Rizzuti. Mimmo Rizzuti è amico di Mimmo Lucano, lo ha seguito in questa bellissima creazione di questo modello Riace, e questa sera ci aiuterà a capire meglio il modello Riace, e soprattutto io voglio fare una domanda a Mimmo Rizzuti. Dopo il Covid, dopo questo periodo in cui i rapporti sociali si sono spezzati, si sono sgretolati, perché ci è stato proprio detto: non abbracciatevi, non vi toccate, state lontani, c'è stato proprio un distanziamento imposto. Si può ricominciare a creare una nuova umanità partendo proprio dall'esperienza Riace? Grazie Stefano, grazie per l'invito, congratulazioni per tutte le iniziative che come collettivo Donne e Diritti mettete in atto tutti i giorni, e soprattutto congratulazioni per aver ideato questo premio letterario e per aver scelto questo luogo, un luogo di grande emozione, che insomma mi riporta un po', ecco, io non sono uno studioso di Gioacchino da Fiore, ma a me l'esperienza di Riace, Riccardo, mi riporta un pochettino all'età dello spirito, una età in cui c'è la riconciliazione, in cui c'è l'incontro, in cui si superano le divergenze che ci sono. Mimmo sostanzialmente è dotato anche lui di spirito profetico. Mimmo, secondo me, ha avuto una grande intuizione, che è un'intuizione umanitaria, un modo di vedere l'umanità. È possibile, dice Stefania, per non farla lunga, perché ci sarebbe da farla lunga, perché lì si incrociano
a mio modo di vedere, dico solo questo e poi lascio la parola a lui, si incrociano, diciamo, un'utopia che è sempre presente nella nostra storia, oltre, diciamo, allo spirito profetico di Gioacchino da Fiore, l'utopia di Campanella che venne, come dice, a contrastare, a debellare la tirannide, i sofismi e l'ipocrisia, si incrocia anche con la filosofia illuministica di Kant, della pace perpetua, un'altra, il terzo articolo di questo libretto di Kant, in cui parla del diritto cosmopolitico, ecco, e della accoglienza e dell'incontro non come una concessione ma come un diritto dei popoli per costruire la pace. Mimmo realizza queste cose e fa, ecco, e riesce a fare un'operazione, secondo me, a Riace, che non è solo utopia, ma che ha anche un tentativo di normare l'utopia, perché lui è vero che contrasta alcune cose, supera alcune leggi stupide, diciamo, alcune burocratismi che veramente appesantiscono anche quello che era un'operazione interessante fatta con gli sprat, ma lui cerca di fare questa operazione non in astratto, ma legandola sempre alla Costituzione, legandola sempre ai principi fondamentali della nostra Costituzione. E allora noi, diciamo, in Riace abbiamo un'esperienza che può essere, vengo Stefania, un modello di nuova umanità, come è stato detto e stato scritto dappertutto, ma un modello, e qui io voglio dire a Mimmo una cosa, chiedere a Mimmo, riallacciandomi all'ultima battuta sua, perché questo modello, nonostante l'attacco subito, e badate bene, l'attacco è subito dal 2016 in poi, quando si accorgono che non è più solo Riace un'esperienza di accoglienza come in tutti gli SPRAR. Ci sono stati anche SPRAR ordinati, precisi, che hanno fatto, risposto letteralmente, in maniera meticolosa a quelle che erano le indicazioni del Ministero. Non ne parla nessuno, quasi, anche se hanno fatto cose buone. Perché si parla di Riace? Perché Riace ha un'altra proiezione, una visione del mondo che mette insieme accoglienza, inclusione, sviluppo locale e naturalmente c'è il suo libro, lui è uno modesto, quel libro intreccia la sua storia con tutto questo percorso, lì c'è scritto un uomo solo al comando, è vero, lui non è un uomo solo, la solitudine di un solo uomo, quella costruzione non è vero che è così, la costruzione lui l'ha intuita, l'ha mandata avanti e la alimenta, ma la costruzione è una costruzione collettiva che ha visto, ecco, dal Vescovo Pregantini, ha visto quelli di Longomai, ha visto l'Associazione dei Comuni di Regosol, ha visto tutto l'associazionismo italiano ed europeo. Ecco, a Mimmo voglio chiedere perché e quando, come ci spieghiamo che questo attacco feroce a questa esperienza che era considerato un modello avviene nel 2016, dopo che una rivista americana, Fortuna, mette Mimmo Lucano tra i primi 50 personalità più influenti di questo mondo, unico italiano. Perché? Io questo mi domando, questo processo di cui abbiamo parlato, dipende che nel libro ci sta anche, che è un pezzo, qual è la spiegazione che tu ti dai? Se questa, cosa ho detto io, c'entra, diciamo, con questo attacco oppure è una mia invenzione, narrazione? Ma come ho detto prima, per me nasce in maniera spontanea, anzi, tante volte ho detto che la mia storia è stata costruita dal vento, perché quel veliero, le persone che sono arrivate non sanno che quel luogo si chiama Riace, quindi è stata una casualità. E anche il mio interesse per l'immigrazione, io non sono un esperto di immigrazione, sono state le circostanze, è stato un vescovo che mi chiede vieni a darmi una mano d'aiuto e poi diventa per me una missione, mi coinvolgo a tal punto che diventa, e non ero sindaco,
ero semplicemente un cittadino di Riace impegnato per immaginare un riscatto della nostra terra, un futuro possibile, un impegno politico diciamo che non riguardasse solo i luoghi comuni, la responsabilità di questo, di quest'altro, ma perché la situazione sociale è molto, molto difficile, una evidente diciamo, lettura di abbandono del territorio, una situazione limite. E io non immaginavo che la soluzione era proprio dentro il senso più profondo del nostro patrimonio culturale, dove l'accoglienza ha un posto centrale. E così è stato, perché il vento ha portato quel veliero, quel vescovo dice dammi una mano d'aiuto, la stessa persona che chiamata poi dopo 23 anni, da quel giorno quando ci chiese a un gruppo di giovani datemi una mano d'aiuto per organizzare quella che, come devo dire, poteva essere come un'emergenza più di 200 persone in un luogo più o meno come questo. Persone che dopo un viaggio di speranza, ma che pensavano un viaggio di solo andata, con la consapevolezza sanno di non tornare mai più nella loro terra. E praticamente per me comincia una storia che diventa la cosa più importante della mia vita. E questa stessa persona, quando poi c'è questa deriva giudiziaria di Riace della mia storia, è chiamato per fare da testimone, poteva dire sono passati tanti anni, non mi ricordo bene, non, adesso c'è il problema del Covid, c'è il problema che io sono arcivescovo adesso di Campobasso, ma quando i miei avvocati lo hanno chiamato per fare la sua testimonianza ad aprile del 2021, dopo 23 anni da quella volta che ci chiese di aiutarlo, praticamente è venuto nel tribunale di Locri e ha detto la prima cosa, ha detto dopo 23 anni io ho coinvolto l'ex sindaco di Riace, come dire, quasi per giustificare una sua diretta responsabilità, io l'ho portato sulla cattiva strada. E alla fine siamo alcuni giorni eravamo da soli, le sole presenze in questo luogo, si chiama la Casa del Pellegrino, per me sono stati, diciamo, è stata un'esperienza che è là che ho maturato a fianco ad una persona che ha dato profondità e senso al mio impegno politico, mi ha fatto comprendere come quello che io cercavo, quello che ancora oggi cerco, come tutti quelli che hanno un impegno sul piano sociale, sul piano politico, ha dato un senso, ho pensato evangelizzazione, utopia sociale, politica, sono alla fine la stessa cosa, questa ricerca di un valore assoluto così nella politica, che in fondo io penso appartiene a tutti quelli che hanno questo senso di impegno nel sindacato, nella politica alla fine. Qual è l'obiettivo che ci fa muovere, che ci mette entusiasmo nella coscienza? Questo senso di rivendicare diritti, soprattutto per chi non ce l'ha, i diritti degli ultimi, i diritti di quelli a cui vengono negati i diritti. Le persone che arrivavano a Riace volevano la casa, Riace è un paese di case abbandonate. E quindi c'è stata questa combinazione. E quel giorno io l'ho vissuto con una forte commozione, perché non immaginavo dopo 23 anni questo vescovo che viene con il treno da Campobasso e si ricorda perfettamente e dice sono io anche il responsabile. Il pubblico ministero ha cercato di neutralizzare quella testimonianza che, la cui diciamo, narrazione non ha per nulla riguardato gli aspetti così penali, ma ha
ha parlato di una visione profetica. E ecco perché la straordinarietà dell'esperienza di viaggio, una visione profetica, perché in tutto il mondo vediamo l'accoglienza come uno dei problemi, come devo dire, che ci fa pensare alle invasioni, ci fa pensare alle emergenze, ci fa pensare ai problemi di ordine pubblico, ci fa pensare ai lager, ci fa pensare ai muri che si chiudono, alle barriere, alle navi che diventano delle prigioni. Allora, come mai un popolo e un luogo limite, anche di povertà, trova una soluzione completamente all'opposto? Ecco perché parla di visione profetica il Vescovo, perché quel luogo è un luogo limite, ma addirittura quella storia fa rinascere quel luogo. Quindi la soluzione che viene dal viaggio, oggi è un messaggio di umanità per il mondo, e qua io vedo anche l'orgoglio della calabresità. Che cosa ci rimane a noi come elemento culturale più importante se non questo? Io, quando sono stato in giro per l'Italia, così per problemi di studio o di lavoro, quando mi ricordavo della Calabria, il primo pensiero era non la nostalgia solo per il panorama, per il paesaggio, ma era proprio questo, quel senso di spontaneità, di non avere pregiudizi. La Calabria è una storia diversa dalle regioni del nord, anche il rapporto, la fierezza di incontrare un'altra persona, senza girare così, ma proprio con lo sguardo dritto, e di non rimanere insensibili, soprattutto perché siamo uomini. Uno non è degno di questo nome se la persona che ti sta vicino ti chiede di un aiuto e tu ti giri dall'altra parte facendo prevalere indifferenza o egoismo. Questa è stata l'utopia più forte, ma è connaturata alla popolazione calabrese. Ecco perché il Vescovo viene di nuovo e dice: io non posso fare rimanere soli, non mi posso dimenticare. Ancora oggi quell'utopia è il senso del nostro agire. E allora il PM dice: ma intanto come tempo, non, perché la storia giudiziaria inizia, ha detto bene Domenico, nel 2016. Te la do subito la risposta, ma perché è l'Italia, è il mondo che cambia, perché la propaganda politica fatta di odio, di discriminazione, addirittura questa propaganda diventa consenso elettorale. Oggi noi, per me è incredibile come alcune forze politiche che fondano proprio la propria idealità su odio, discriminazione, odio razziale, anche cattiverie, riescono ad avere il consenso. Vuol dire che ci dobbiamo interrogare dove stiamo andando. È un trionfo dell'egoismo, è un trionfo, come devo dire, di opportunismi. Non esiste. Ed è talmente evidente questo, che veramente è preoccupante. Ecco perché il Vescovo dice: noi dobbiamo sempre continuare, non è data una volta per tutte, e non è soprattutto un problema, come ha voluto anche significare il PM, cercando di neutralizzare quella testimonianza. Dice: va bene, intanto tu sei stato Vescovo in un periodo dove ancora non c'era la storia giudiziaria. Ma il Vescovo ha risposto: vi voglio dare un consiglio alla fine, vi voglio dare un consiglio di leggere un libro, un piccolo libro, stiamo parlando di libri, dell'importanza così, di trasmettere così i pensieri, che poi si traducono inevitabilmente anche nell'agire,
nel senso dei nostri impegni quotidiani. Vi voglio dire, leggete questo libro, questo piccolo libro, quasi microscopico, si chiama L'Enciclica di Papa Francesco, perché guardate, tante cose sono scritte qua. Con l'ex sindaco abbiamo fatto il viaggio nella concretezza, ha risposto così il vescovo Brigantini. Questa per me è una testimonianza che più forte di quella che può essere, quella che poi riguarderà la sentenza del 27 settembre del 2021. È vero che per tanto tempo, per tanti anni, Riace è stata studiata, è stata, come devo dire, visitata da tantissime persone, volevano capire come un piccolo borgo semi abbandonato riesce a trovare una soluzione ad un problema globale semplicemente facendo prevalere la normalità dei rapporti umani. Io ho detto la rivoluzione della normalità. E poi nel 2016 devono in qualche modo contrastare un'idea. È come se in quel luogo, in questa storia, è come se ci sono state il contrasto di due idee fondamentalmente. E come, per fare un'estrema sintesi, come diceva un teologo della liberazione, Gustavo Gutierrez, la vita un no o un sì a Dio. Io sono un laico, profondamente convinto che la spiritualità non è una priorità solo dei, con tutto il rispetto, solo della Chiesa o della religione, e Dio appartiene ad ogni essere umano. E credo che Padre Gutierrez, quando diceva un no o un sì a Dio, sicuramente no significa odio, discriminazione, disumanità, e sì significa fratellanza, significa altruismo, significa costruire società di umanità, significa rispetto dei diritti umani, significa rispetto della dignità umana, soprattutto degli ultimi, le persone che sono arrivate al viaggio. Ovviamente non mi hanno lasciato insensibile come sindaco, diventa la mia mission, la mission di una comunità. Sono persone che sono lo scarto dell'umanità, sono persone che praticamente arrivano semplicemente per vivere, ma non vengono con le navi e con le imbarcazioni di lusso, dove ci sono la piscina, le discoteche, vengono aggrappati alle onde, vengono aggrappati alla morte. Allora io come faccio come persona, come calabrese, come cittadino, a rimanere insensibile? Diventa il motivo della vita. Mi rendo conto che dietro l'esodo, le partenze, i viaggi, c'è una grave ingiustizia. La grave ingiustizia del mondo che obbliga milioni di esseri umani ad avere come unica possibilità quella di intraprendere questi viaggi della speranza. Una grave ingiustizia perché subiscono decisioni di guerre, subiscono dittature economiche, sono vittime di torture, di saccheggi dei loro territori. Noi, i paesi occidentali, abbiamo una grande responsabilità. Noi provochiamo quei viaggi quando arrivano le persone, poi abbiamo la presunzione di giudicarle con i nostri tribunali. Ecco, il viaggio propone una soluzione completamente alternativa che ribalta completamente quel paradigma che l'immigrazione è il male di tutto. È un gioco perverso, io ho capito così. E alla fine questo pensiero può diventare pericoloso, come credo non solo per quanto riguarda gli aspetti così della migrazione, ma quando si aprono gli occhi, si aprono le coscienze per chi rivendica diritti umani, per chi rivendica diritti negati. Alla fine è sempre così,
o che praticamente perdi la vita, o che quel pensiero va contrastato, va eliminato, va... Nel mio caso c'è stata come un'azione giudiziaria, ma con la finalità proprio di delegittimare, di infangare, di annullare quel messaggio, che comunque c'è stato, non lo possono fare. La soluzione umana è preferibile e non è, devo dire una parola politica, mi perdonate che sono in una chiesa, le destre sono per loro natura organizzazioni reazionarie, organizzazioni, come devo dire, che vanno completamente come nella direzione così del non rispetto dei diritti umani, ma non solo quella calabrese, ma di tutto il mondo. Ecco, il sogno dell'utopia sociale e l'evangelizzazione vanno nella stessa direzione e devono essere contrastate, come spesso è avvenuto nella storia dell'umanità. Aprire gli occhi e aprire la strada a chi rivendica diritti e aprire orizzonti nuovi, e questo io credo fa paura e alla base, non voglio nemmeno trovare degli alibi, accetto qualsiasi sarà la sentenza, come ho già detto di fronte al giudice che mi dovrà giudicare, e che nelle mie dichiarazioni spontanee, signor giudice, io questi reati li ho commessi, io non vi voglio dire che non ho commesso questi reati, ma vi aggiungo, io li rifarei questi reati. Eh sì, perché sono reati di umanità. E nel 2018 i progetti di Riace sono stati chiusi dal Ministero degli Interni, però Mimmo Lucano non si è arreso, perché ha forza, coraggio di un ribelle, e l'Acrea sta seguendo in questo periodo un bellissimo progetto che il 21 agosto verrà inaugurato a Riace, si chiama Impastiamo Umanità, perché nascerà un forno sociale. Perché vi ho spiegato questo? Perché il forno sociale sta per nascere anche a San Giovanni in Fiore, perché l'associazione Donne e Diritti, perché l'associazione Donne e Diritti, come ben sapete, sta realizzando alcuni progetti qui nella comunità di San Giovanni in Fiore, e dopo l'apertura del centro antiviolenza, dopo il premio letterario, aveva un obiettivo, un progetto sociale molto grande, e una parte di questo progetto ve la svelo questa sera, un'altra parte poi la sveleremo più in là. E vedo Marta che mi guarda. A Riace, il 21 agosto, viene inaugurato appunto questo forno Impastiamo Umanità. Il nostro si chiamerà Il Forno delle Donne di San Giovanni in Fiore, è già online perché abbiamo già fatto tutto, in quanto abbiamo, e per questo la voglio ringraziare, la famiglia Oliverio nella persona di Angelo e Francesca, che ci hanno donato in concessione, in comodato d'uso gratuito, il forno, per capire a chi di San Giovanni in Fiore, perché noi ci conosciamo così, con i soprannomi, un forno e Gaspare, abbiamo ottenuto questo, è già di Donne e Diritti da qualche mese, lo stiamo ristrutturando, ci aiuteranno dei ragazzi che verranno dal Piemonte, in questo ci ha aiutato Mimmo Lucano, perché ci ha collegato con l'assessore di Michelino del Piemonte, Valentina Cera, e abbiamo seguito lo stesso progetto, si chiama Laudato Si, verranno questi ragazzi che ci aiuteranno che offriranno la loro manodopera, e anche noi avremo il nostro forno sociale, e a settembre ci sarà la conferenza stampa in cui vi spiegheremo i dettagli di tutto quanto. Noi speriamo che il 1° di dicembre inauguriamo, e io penso che noi di Donne e Diritti ce la faremo, perché quando diciamo una cosa la facciamo. Così prepareremo le nostre pitte impigliate, il nostro dolce tipico, proprio nel nostro forno sociale. E io ringrazio tutte le associate di Donne e Diritti, perché si sono messe in discussione, hanno
sottratto del tempo alle loro famiglie, alla loro vita privata, al loro lavoro, per seguire queste idee folli, ribelli, che stanno avendo però dei risultati importanti a San Giovanni in Fiore. Grazie, grazie ancora a tutte quante voi. Prima di premiare Mimmo Lucano, perché nel regolamento del premio letterario, oltre appunto ad assegnare un premio agli autori che vinceranno, l'associazione può assegnare dei premi speciali, e questa sera assegneremo il premio accoglienza e solidarietà proprio a Mimmo Lucano. Questo premio è stato realizzato ad hoc dal maestro d'arte tessile Domenico Caruso. E quindi, prima di procedere con questa premiazione, vorrei chiedere a Mimmo Rizzuti se vuole fare qualche altra domanda, oppure procediamo con la premiazione come vuoi tu. Ma io credo non ci sia altro da aggiungere, se non che, oltre al libro di Mimmo, va richiamato anche lui, Riace ormai è una realtà che ha visto fiorire una letteratura vastissima, una filmografia vastissima, una serie di artisti che sono arrivati lì a concentrare la loro attenzione su questo prototipo che fa paura. E questo prototipo vedo che si estende. A Mimmo voglio dire solo una cosa, se gli date due minuti. Quale potenzialità ha questo prototipo di investire a livello sociale, a livello delle cose che hai detto prima, ma anche di rinascita dei paesi della nostra regione? È un modello che dopo il Covid, visto che sono falliti gli altri modelli, si può sviluppare, può essere importante per tutta la regione? Due minuti, Mimmo. Prima volevo dire come le contaminazioni, così lei ha frequentato Riace, e così nasce un forno sociale anche a San Giovanni in Fiore, e così Riace è stato inserito in un progetto che riguarda 100 comuni italiani, e questo progetto si chiama Investiamo Umanità, promosso dalla città del Vaticano, comune capofila Michelino, provincia di Torino. L'assessore però è titubante, perché il comune di Riace è attrazione leghista. Allora decide, dobbiamo contattare l'ex sindaco per dire come sopravvive questa aurea così legata all'accoglienza, ai valori umani, che probabilmente non sono tanto accostabili poi con chi va di un'idea politica, la discriminazione, la disumanità, e quello che tutti sappiamo. E sono contento che cammina fino a San Giovanni in Fiore. E ovviamente per tradurre su un piano così, le idee passano ad essere anche, come devo dire, anche prassi, anche processi sociali. E ovviamente quello che è accaduto a Riace potrebbe riguardare tantissime realtà, le cosiddette aree fragili, dove c'è l'anima della Calabria più autentica, dove veramente si rivendica quel senso così di appartenere a quella dimensione che è la nostra dimensione culturale. E allora io, come devo dire, sul piano così, il mio auspicio è che questi paesi semi abbandonati, dove sopravvive quest'anima, non vengono dimenticati, dove può nascere il senso del riscatto della nostra terra. Io mi immaginavo come una riforma agraria, l'accoglienza, il rispetto per il senso della comunità intesa in una forma collettiva di riscatto sociale, e ovviamente vincere poi la rassegnazione sociale, che purtroppo è un aspetto che non ci dà, diciamo, tante speranze per il futuro. Sono tutte cose che un programma politico, come devo dire, che questa parola
lo so che fa paura perché la politica disattende sistematicamente le promesse, e allora non voglio approfittare di questa circostanza, però alcune volte, come nel nostro caso, la politica può essere una cosa importante, può essere la soluzione dei problemi. E allora io mi auguro che acqua pubblica per tutti, sanità pubblica, mi auguro che l'accoglienza, così fare con il Fondo Sociale Europeo tantissime, fare nascere tantissime viace ed eliminare tutte le baraccopoli nella piana di Gioia Tauro, che sono un'offesa alla dignità umana. Costruire una speranza nuova per la nostra terra. Ecco, questo è il mio auspicio. Vi ringrazio per il premio. Angela Veltri e Maria Veltri, premia l'associazione Donne Diritti, rappresentanza Maria Veltri, che è la nostra influencer sui social, e Angela Veltri, che è la nostra segretaria. Liber Figurarum di Gioacchino La Fiore, donato dal maestro Domenico Caruso. Abbiamo tre Domenico: Domenico Rizzuti, Domenico Caruso e Domenico Lucano. Angela vi leggerà un attimo cosa rappresenta nella simbologia gioacchimita. Sì, questo è un dono che le fa il maestro Domenico Caruso, che non è potuto essere qui questa sera, e la saluta. E le dice: gentilissimo signor Domenico Lucano, spero gradisca questa mia creazione ispirata dal Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore. Garantisco che l'arazzo centrino è stato tessuto su telaio artistico Jawad in tiratura limitata in 206 pezzi e rappresenta i cerchi trinitari, tavola seconda, codice di Reggio Calabria, di Reggio Emilia, scusate, seminario di Reggio Emilia. Venimmo col fatto che di Reggio, di Riace, provincia di Reggio, è facile, insomma, sbagliarsi, poi c'è l'emozione. Grazie a Angela, grazie a Maria, grazie a Mimmo Lucano che questa sera è venuto. Io penso che tutti quanti insieme, se facciamo rete, possiamo costruire tutti insieme un'altra Calabria possibile. Grazie. Grazie a Mimmo Lucano, grazie alla nostra Presidente, grazie a Mimmo Lucano. Adesso faremo, naturalmente ci sarà un ricordo del grande artista Danilo Montenegro, che gli facciamo un applauso grande, perché era rimasto un grande artista nella storia del passato, del presente e del futuro. Quindi io chiamo qui un altro nostro artista, Salvatore Audi, attore e giornalista di San Giovanni in Fiore. Insieme a me Serafina Audia, che invito qui sul palco, che declamerà una brevissima poesia, però è un testo di una canzone di Danilo Montenegro, che lei ha scelto proprio in questa serata, legata chiaramente e organizzata dall'associazione Donne e Diritti, quindi il soggetto ovviamente è la donna. Non posso stare. Volissa a diventare pedra e femmi travicare a lupe tuzzo toi. La notte io non dormo pensando a Dia, sento i tuoi sospiri vicino a mia. Se tu lo me chiuduro di sto giardino,
chi quando passi tutti fanno il Dio. Tu sei il diavolo della vita mia, tu tutta la luce della mia giornata. Mi sento ligato per tutto il giorno, se per un momento io non ti vedo. Vengo alla porta tua, ma sempre stai, sento il tuo parlare e mi ricrivo. Grazie, grazie, grazie. Grazie per esserci stata anche in un momento molto delicato della tua vita. Qualche giorno fa è venuta a mancare la mamma di Serafina, però lei sapeva che avrebbe tenuto molto a questo brevissimo saluto. Allora ragazzi, io non vi tedio molto, però è una cosa che ci tengo particolarmente, anche perché quando mi è arrivata la notizia di questo saluto a Danilo, il mio cuore, non vi nascondo, che si è riempito di gioia per diversi motivi. Alla fine dell'estate del 2020, nel giardino di Danilo, lui mi disse: senti, io te lo devo dire, sto per ultimare il libro che riassume la mia vita, culturale, musicale, la mia vita artistica, e intendo inserire, perché so della tua profondità, un tuo ricordo personale del passato e di questo presente, perché la nostra conoscenza si è divisa in due parti e poi capirete anche perché. E poi mi aggiunse: guarda, ci sono due interventi estranei a quella che è la mia vita. Questo tuo passaggio è il passaggio di un signore americano che mandò la figlia in ferie qua in Italia e assistette a un mio concerto, e questa ragazzina di 13-14 anni tornò negli Stati Uniti e rimase così entusiasta della musica di Danilo che insistette il padre per poterlo conoscere, e quindi il padre si meravigliò così tanto di questa cosa che quando venne qua in Calabria volle conoscere Danilo, e poi da lì nacque una bella amicizia. Quindi in questo libro, che Danilo purtroppo non ha potuto ovviamente ultimare, ma c'è l'impegno non solo della famiglia ma anche degli amici più intimi di volerlo portare alla stampa a breve, c'è questo saluto. Il 21 di ottobre scorso io mi trovavo a casa di Danilo perché gli avevo conservato delle mele. Entro in casa, mi accoglie, c'era anche Rita, era appena andata via una delle figlie, io infatti incrociai l'auto per la strada per andare a casa di Danilo, già adesso ho visto tua figlia, sì, se n'è andata adesso, però non c'era un clima bello. Ho detto: Dani, dico, ma io ti ho portato le mele. Sì, le vedo. Ho detto: guarda, coincidono anche con il mio compleanno. Dani, dico, scusami, perdonami, me ne sono proprio dimenticato. Avevamo 4 anni prima festeggiato i suoi 70 anni ed eravamo tutti felici e contenti. Dico, perdonami, dico, è proprio stata una coincidenza che ti ho portato le mele. Però c'era un'aria che non mi piaceva. Dico: Dani, ma niente, guarda, è arrivata sta notizia della positività di mia moglie, e allora siamo un po' preoccupati perché i casi di Covid erano cominciati a crescere nella nostra città, e c'era questa bambina che tramite lei poi la moglie fu infettata dal Covid. Allora prendemmo un caffè fugacemente, cominciammo a prendere le distanze, fu una cosa abbastanza drammatica perché io e Danilo abbiamo vissuto questi ultimi 5 anni in una simbiosi che oserei dire quasi tra padre e figlio, e io mi ci trovavo molto bene, e ho notato che anche lui si trovava molto bene in questo ruolo. Ci spostammo in giardino e prima che io lo salutai mi disse: ma senti, scriviste che la cosa? Ho detto: Dani, guarda, è tutta nella testa, devo soltanto scriverla, e quindi di conseguenza appena possibile ti faccio sta cosa. Però credetemi, io non ho perso molto tempo, ritornai in ufficio perché avevo preso un permesso e buttai giù questa cosa qui, lo telefonai la sera stessa verso le 6-7 del pomeriggio e ho detto: Dani, la cosa è finita, e mandamilla tramite mail. Dico: no, guarda, preferirei che te la leggessi io, come facciamo? Senti, con sto caspita di Covid dobbiamo stare attenti.
vengo io domani mattina sotto il tuo ufficio, io mi metto avanti in macchina, tu ti metti dietro, mascherina tu, mascherina io, preferirei quel microfono se avete cambiato le batterie. Grazie. Certo. E ti permetto, cioè ti leggo sta cosa, vabbè, facciamo così. Ci siamo messi in macchina e ho detto: Dani, senti, io l'ho scritta, poi vedi tu se devi cambiare qualcosa, perché deve far parte del tuo libro, poi io non è che ci ho messo tutta la buona volontà, però credimi, è venuta di getto. Intanto dico, ho usato anche un titolo che è questo, non so se ti piace, gli ho detto: quel minimalista che non mi fece suonare la sua chitarra. Tutto accadde nei primissimi anni Ottanta, ero poco più che un ragazzo, 16-17 anni, all'epoca incominciavo a formarmi anche un ideale di vita e di conseguenza politico, frequentavo la FIGC e ne ero affascinato. All'interno di quei luoghi conobbi due ragazzi di poco più grandi di me, che avevano la passione per la musica, Biagio e Gerardo, con i quali mi intrattenevo spesso a suonare, o meglio, nel mio caso, a strimpellare i primi accordi alla chitarra, strumento che ho da sempre ritenuto importante per la mia formazione, soprattutto nei rapporti interpersonali. In quel periodo era da poco uscito un album in formato cassetta di un cantastorio, il quale, tra l'altro, lo stesso insegnava arti figurative e disegno all'Istituto d'Arte di San Giovanni in Fiore, Danilo Montenegro. Mi innamorai fin da subito della sua musica e soprattutto dei testi delle sue canzoni. Raccontavano di emigrazione, di drammi sociali, quelli del distacco delle famiglie, dell'oppressione dei padroni sui lavoratori dei fondi agricoli. Insomma, mi sentivo attratto dai racconti molto realistici di quell'uomo barbuto. Pur non avendo nella mia famiglia emigrati, quelle canzoni erano diventate la colonna sonora delle mie giornate, fino al punto che quella cassetta la consumai a furia di ascoltarla. Mi ci addormentavo con le canzoni di Voglio gridare, titolo dell'album, attraverso l'ascolto con un Walkman della Sony. Venne il giorno in cui ebbi l'occasione di conoscerlo, Danilo Montenegro, e fu quando Biagio mi portò a casa del professore, affascinato dal personaggio. Me ne stavo in silenzio ad ascoltare la sua voce. Mentre i due discutevano dei loro progetti, mi sentivo rapito dalla sua voce, dal suo parlare, una cadenza diversa dal nostro dialetto, essendo lui di Molati e di Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia. Sul lettino singolo, presente in quello studio, vi era adagiata una chitarra classica e mentre i due parlavano mi accinsi a prenderla per cercare di suonare un po'. Non l'avessi mai fatto. Danilo mi si rivolse in questi termini: figlio, intanto io non saccio se tu sai suonare, ma questo è un pezzo prezioso. Questa è Nande Bones e non voglio una tocca. Chiesi naturalmente scusa, non fu di certo un bell'impatto col personaggio, del quale nel tempo continuai comunque a seguire i progetti, insomma, ascoltando via radio, per esempio Montenegro ideò e condusse un programma culturale sulla RAI, sede regionale della Calabria, e quando era lui a parlare o cantare era un piacere ascoltarlo. Dopo 35 anni mi ritrovo davanti il suo viso e soprattutto la sua barba, che ne ha sempre caratterizzato i tratti. Il cantastorio Danilo Montenegro era stato portato quasi di forza ad assistere ad una delle mie commedie. Vi chiederete perché quasi di forza. E qui apriamo un'altra pagina, quella del carattere di Danilo. Egli è, mi piace continuare a parlare al presente, egli è un artista puro, uno che si è fatto da solo, uno potente, uno straordinario strumento musicale umano, un artista vero, nel senso più ampio del termine. Bene, detto ciò, dovete sapere che dalla sua posizione, e avendo fatto anch'egli del teatro, ma soprattutto non avendo mai incontrato nell'ambito locale qualcuno degno di nota, aveva sempre avuto una sorta di riluttanza ad andare ad assistere a qualsivoglia cosa che includesse musica, recitazione, cose di questo tipo. Con la mia compagnia avevamo appena finito di recitare, in quell'anno portavamo in scena Tutto me potia pensare, commedia dialettale in due atti, che scrissi e poi interpretai insieme alla compagnia teatrale Nuova Idea. C'è
C'è Danilo Montenegro che vuole salutarti, mi sentii dire dietro le quinte. Caspita, pensai, Danilo Montenegro che vuole salutarmi, e che avrà da dirmi? Io non sapevo che fosse in sala. Dopo 35 anni ci si incontrava di nuovo, ma questa volta dagli occhi e dalla voce di Danilo Montenegro vennero fuori espressioni di compiacimento e di ammirazione per ciò a cui aveva assistito. Ma chi si immaginava mai che potesse esistere a San Giovanni in Fiore un attore così espressivo, profondo e altamente mimico? Ma perché io non ne sapevo nulla, mi disse. Mi ci hanno tirato di forza a venire qui, caro Salvatore. Se stasera non fossi venuto non avrei mai saputo di questo immenso talento che hai. Siete bravi tutti, per carità. Ma tu, su di tutti, sai tenere la scena come i grandi del teatro napoletano. Stasera mi hai ricordato il grande Edoardo De Filippo. Questa frase volle aggiungerla. Lui mi telefonò il giorno dopo e io rimasi ovviamente stupefatto, perché io chiaramente mi tenevo largo da fare certi paragoni, come è giusto che sia naturalmente. Parole che a dire il vero ho sentito molte volte, ma in questo caso a cambiare è il peso specifico del dire. Ad esprimersi non era l'uomo qualunque, quello al quale nel tempo con la compagnia teatrale abbiamo regalato sorrisi e riflessioni. Quelle parole provenivano da una fonte di tutto rispetto, provenivano da un artista con un'esperienza e un bagaglio talmente grande e importante che divennero pietre preziose da conservare gelosamente. Incominciai a frequentare il professore Montenegro, dal quale ritengo di aver imparato sempre e comunque qualcosa di nuovo, sempre. 35 anni dopo il primo incontro ritrovo lo stesso uomo, lo stesso magico artista col quale spesso collaboro. Insieme formiamo un duo di persone per bene, credo, che hanno l'intento sempre di rappresentare il meglio che si può con l'arte della musica e del teatro nelle varie sfaccettature. Col tempo ho imparato a conoscerlo ancora meglio in ambiti a me sconosciuti, o meglio, poco esplorati, tipo la pittura, che va dall'espressionismo al concettuale al minimalismo, la poesia, la scultura, che me lo hanno ovviamente fatto apprezzare ancora di più. Danilo Montenegro è e rimane per me tra i più grandi artisti contemporanei. La sua certosina ricerca dell'essenziale, come magnifica espressione del vivere, il vivere dell'uomo incastrato spesso tra il bianco e il nero, l'uomo, sempre alla ricerca spasmodica della sua libertà, l'uomo incatenato ancora nel suo microcosmo e che non trova la via d'uscita dai contorni di una società che emargina. Sempre di più, l'uomo che cerca di riscattarsi dai soprusi, l'uomo spesso artefice della condanna all'oblio per come tratta e manipola la natura, l'uomo è il suo centro di gravità permanente, che ancora non ha ben compreso l'importanza di essere uomo. A Danilo Montenegro non posso che dire sentitamente grazie. San Giovanni in Fiore, 21/10/2020. Noi piangemmo in quella mattina in macchina sotto il mio ufficio e dopo queste lacrime, lui prese questo foglio, se ne tornò a casa e poi il giorno dopo mi chiamò per darmi le correzioni. Io pensavo, dico, forse vuole cambiare, stravolgere le cose. Cioè no, nel passaggio che dici che io ti ho detto del teatro, devi aggiungere, mi ricorda il teatro di Edoardo De Filippo. Danilo Montenegro non è un figlio di questa terra, è un figlio che è stato adottato da questa terra, ben prima dagli anni 80, a metà, credo, all'inizio degli anni 70. E ha insegnato l'arte del disegno a molte generazioni. Naturalmente è un uomo, anch'io chiedo scusa per l'ambito in cui ci troviamo, usando una parola politica, un uomo ovviamente di sinistra, un uomo con dei valori immensi ed è per me un onore averlo ricordato in questa serata, grazie all'Associazione Donne e Diritti. Grazie. Grazie a te, senatore. Naturalmente facciamo un grande applauso a Danilo Montenegro, che rimarrà, come ho detto prima, nella storia della musica folk popolare. Un applauso grande. E io sono onorata di cantare anche alcune delle sue canzoni. Adesso continuiamo, prima voglio chiedere scusa al nostro altro giurato, che prima non ho menzionato il nome, scusami, è Parvenio Giuseppe, docente di
filosofia, quindi un applauso. Scusami Giuseppe, ti do del tu. Adesso continuiamo con gli altri quattro libri nello stesso chat e naturalmente leggeranno i titoli. La plastica nel piatto di Silvio Greco, Rosa Maria. Facciamo un applauso alla nostra associata, che sono emozionate perché, come abbiamo detto, questo è il nostro primo evento culturale, quindi se siamo emozionati o facciamo qualche piccola gaffa ci potrete, dovrete perdonare, quindi grazie a tutti. Buonasera. Potete alzare, questa è la misura mia, quindi... Buonasera. Allora, Silvio Greco è nato a Vibo Valentia, è biologo marino, consigliere del Ministero dell'Ambiente ed esperto dell'agroalimentare di pesca. È stato ricercatore dell'Istituto Tessalografo del CNR e docente dell'Università degli Studi di Napoli, Ferdinando II, però la sua carriera è molto vasta. In questo libro, La plastica nel piatto, offre molti spunti di riflessione su una criticità che abbiamo il dovere di affrontare con comportamenti molto adeguati, la plastica. Non solo noi la disperdiamo nell'ambiente, ma la mangiamo, la beviamo, la respiriamo, si insedia nei nostri tessuti umani e quindi nel sangue. Il problema ci tocca da vicino, ma continuiamo nonostante tutto ad ignorarla. Ha praticamente invaso la nostra vita quotidiana, ci chiede di eliminare il prima possibile il monouso, ma c'è un'espressione molto bella in questo libro che lui cita: il problema non è la terra, essa durerà ancora miliardi di anni, il problema è la qualità della vita delle persone, che va ripresa in mano e difesa con la schiena dritta e una buona cucina, distribuendo gentilezza e bellezza. E noi di questa esperienza dobbiamo farla nostra. Grazie. Grazie Rosa. Adesso sono le parole di mia madre, di Erminia. Erminia Barca, Giovanna Tucci, la nostra associata, grazie. A tutti. Le parole di mia madre. Erminia Franca Barca nasce nel 1956 a Pedarce, Cosenza, oggi Casali del Manco. Consegue la laurea in materie letterarie presso l'Università degli Studi di Salerno con una tesi sperimentale su un testo inedito di Vincenzo Gallo, Uchitarraro, pubblicato per conto della casa editrice Pellegrini nel 1991. Ha pubblicato nel 1992 Noi giovani adolescenti, Pellegrini Cosenza. La Calabria si racconta, Pellegrini Cosenza 1992. Gioacchino da Fiore, Un uomo, una terra, un profeta, Progetto 2000. Cosenza 2002. Già docente di lettere presso gli studi di istruzione di secondo grado. Fa parte del gruppo letterario Biblioteca delle Donne Bruzie, con sede in Casali del Manco, Pedace, di cui è stata cofondatrice nel 2017. È attualmente impegnata a promuovere attività di dibattito e confronto culturale. Ci diede la forza, diede a tutti noi la forza di andare avanti. E infatti in una parte della lettera lui ci scrisse: la vita deve continuare come prima e senza troppe lacrime. Pertanto ognuno di voi
non si perda d'animo, continui a studiare, anche se con sacrifici, o comunque faccia in modo che nella vita sia soddisfatto di sé, si renda utile alla società e a questa umanità che pare voglia autodistruggersi. Ebbene, io ho impostato la mia vita su quello che lui ha chiesto e stasera sono felice di poterlo celebrare. Lui, uomo di cultura, uomo che ha dato tanto alle generazioni come me, e tant'è che incontrando alcune persone, queste persone, sapendo che ero la figlia, mi riempivano di lodi nei confronti di mio padre. Eppure questo è purtroppo un cruccio mio e della nostra famiglia. Pur da uomo di cultura qual era, non è mai stato celebrato perché non era un politico. Purtroppo si celebrano i politici di più, però sono felice che stasera, proprio nel 40° anniversario della sua morte, sia proprio io a celebrarlo, a ricordarlo in questa suggestiva cornice, e io che ho forse solo una piccola parte della sua immensa cultura, ma che comunque sono andata avanti con sacrifici e dedicando tutti i successi riportati a lui. Perdonatemi, non me ne voglia il dottor Belcastro e non me ne vogliano tutti i presenti. E adesso andiamo a noi. Allora, professor Belcastro, dopo cambiamo registro. A me è stato assegnato il compito più difficile, però è ovvio che questa serata non possiamo risolvere il problema sanità, però le voglio chiedere: cosa pensa lei dell'erogazione dei LEA nella realtà San Giovannese? Buonasera a tutti intanto. Permettetemi soltanto di ricordare a Tilio, il Eterno, che io ho conosciuto. E ho conosciuto, ho insegnato, e Attilio Viliterno era preside. Io lo ricordo molto bene, e era una persona eccezionale, veramente eccezionale. Quello che dice Gabriele sul suo papà è la verità. Era un uomo di altissimo livello culturale, di altissimo livello umano. La domanda è una domanda, sembra piccola, ma in realtà è quella che contiene tutta la sanità. Tutta la sanità. Che cosa sono i LEA? Intanto devo dire subito che sui LEA c'è una grande confusione nel modo di menzionarli, c'è una grande confusione persino nella stampa. Dicono perché non vengono erogati i LEA, che cosa sono i LEA, chi è che eroga i LEA, dove vengono erogati i LEA. Quindi, perché c'è confusione, perché non si sa esattamente, la gente non sa esattamente cosa sono i LEA. Allora, cosa sono i LEA? I LEA sono tutte le prestazioni, tutti i servizi che eroga gratuitamente, fondamentale questo concetto, gratuitamente il sistema sanitario nazionale. Questo è il concetto di LEA. Questi tutti, quindi parliamo di tutte le prestazioni, anche quelle veterinarie, chiaro? Quindi il concetto è questo. Ma la confusione c'è perché bisognerebbe distinguere tra i LEA di primo livello, di secondo livello e terzo livello, cioè i LEA sono tre macro gruppi fondamentalmente. Il primo macro gruppo dei LEA si occupa di prevenzione
quindi la prevenzione, tutto quello che noi stiamo vivendo in questo periodo, la vaccinazione, fa parte dei LEA nel primo macrogruppo. Secondo macrogruppo dei LEA, io vado in fretta perché purtroppo il tempo, abbiamo poco tempo, quindi stringo, è chiaro. Il secondo macrogruppo è quello dei LEA cosiddetti di assistenza territoriale o assistenza anche distrettuale, dove c'è la medicina di base, la farmacia, il medico che prescrive la medicina, uno va in farmacia e prende la medicina. Io ho detto gratuita il LEA, è una gratuità per tutti gli indigenti, questo è stato aggiunto in un secondo momento, perché? Perché purtroppo poi parleremo anche eventualmente, se c'è tempo, delle restrizioni di questi, di questo LEA. Vabbè, questo è il secondo macrogruppo. Nel secondo macrogruppo però c'è un LEA che è quello meno erogato, soprattutto nel sud dell'Italia, quindi non soltanto in Calabria. Campania, Basilicata, ed è il LEA che riguarda l'assistenza domiciliare. Quando venne fatta la riforma sanitaria nel 1992, quindi la 502 parlo, aveva puntato su questo LEA, che era quello dell'assistenza domiciliare. Perché? Perché questo avrebbe comportato, almeno così era nell'intenzione del legislatore, avrebbe comportato una riduzione del tempo di ospedalizzazione dei pazienti. Quindi riducendo il tempo di ospedalizzazione dei pazienti, il paziente viene assistito a casa dall'assistenza domiciliare. Questo LEA purtroppo non ha funzionato, o meglio, in alcune regioni funziona, in Calabria non esiste quasi questa assistenza, perché andava organizzato. Questo è il terzo macrogruppo, ho detto che sono tre i macrogruppi, il terzo macrogruppo è quello dell'assistenza ospedaliera, dei LEA. Quindi l'assistenza ospedaliera ci dice tutti i LEA assistibili nell'ospedale in fase acuta, ok? Ma, e questo io lo devo sottolineare, da nessuna parte è scritto dove e come devono essere erogati i LEA. Dove? Io ho bisogno di un intervento di cardiochirurgia, dove? Ho bisogno di un intervento di neurochirurgia, dove e chi o come? Mi spiego. Quindi questo non è detto nei LEA. A chi è affidato questo compito di scegliere? È affidato alle aziende sanitarie. Il direttore generale dell'azienda sanitaria cosa fa? Prende i suoi LEA, tutti i LEA, okay, fa un atto aziendale, che significa fa un piano completo di come vuole erogare i LEA nell'intera sanità, e quindi dice il LEA che riguarda la prevenzione funziona così, quello che riguarda l'assistenza domiciliare, quindi fa un piano completo. Mi risulta che l'atto aziendale, per esempio dell'azienda provinciale di Cosenza, sia stato pubblicato il primo di maggio di quest'anno, porta la data dell'8 aprile, io l'ho ricevuto, l'ho guardato, porta la data dell'8 aprile 2021, pubblicato dall'attuale commissario della sanità. Questo atto aziendale, tutti gli atti aziendali in tutte le aziende, prima di essere messi in atto, quindi prima di attuarli, il direttore generale devono inviarli per legge, okay, a tutte le istituzioni che sono sotto di loro, tutti i sindaci. Quindi l'atto aziendale è stato inviato anche al comune di San Giovanni Fiore, al sindaco, il quale ha avuto un certo periodo di tempo, non so quanto gli ha dato, 15, 20 giorni, 30 giorni, per fare tutte le rilevazioni se l'atto aziendale risponde a quelle che sono le esigenze territoriali. Okay? Quindi il sindaco fa i suoi rilievi all'atto aziendale per vedere se i LEA sono o non sono erogati in quell'atto aziendale. Ecco come funziona il sistema. A questo punto però bisogna dire
Purtroppo io vedo San Giovanni Fiore, la sanità di San Giovanni Fiore, soprattutto il problema ospedale di San Giovanni Fiore, è un problema dolente. Dovunque si parla in paese, il problema principale che si sente è che manca questa assistenza territoriale nell'ospedale. Perché, per come, non possiamo entrare nei dettagli di questo, possiamo semplicemente chiedere: sono state fatte le rilevazioni da parte del sindaco agli atti aziendali che sono stati inviati dall'azienda, dal direttore generale? Non lo so, non lo sappiamo, possiamo chiederlo, ok? Questo... Ma è sotto gli occhi di tutti, noi di Donne e Diritti abbiamo fatto della sanità il nostro cavallo di battaglia, ma è sotto gli occhi di tutti che purtroppo la sanità locale fa acqua da tutte le parti. Comunque, aspettiamo di vederci offerta una soluzione, perché senza la sanità la comunità è destinata a, proprio, sarà costretta in futuro ad abbandonare questa realtà, e non è una bella cosa. E a questo punto le chiedo cosa pensa della sostenibilità della sanità con la legge attuale, attraverso un percorso che tocca tutta la Calabria fino ad arrivare a San Giovanni in Fiore. Questo è l'altro grosso capitolo della sanità. Perché siamo a questo punto della sanità? Perché purtroppo i fondi sono scarsi, questo è il punto. I fondi della sanità sono scarsi. La legge sanitaria del 92, che ho appena accennato prima, è legata, lega il budget nazionale della sanità, lo lega al PIL, al prodotto interno lordo del paese. E lo lega in maniera vincolante, non è che lo lega appena appena, dicendo vincolante, stabilisce addirittura la cifra, ok? Siamo partiti nel 1992 con il 5,5% del PIL come budget per la sanità nazionale. Quindi nel 92 era il 5,5% del PIL. Nel 2000 il 5,5% del PIL erano poco più di 70 miliardi di euro nel 2000. Piano piano è salito a l'ultimo budget che riguarda l'anno, non quello del Covid, del 2019, l'ultimo budget era 115 miliardi ed era già un budget molto alto rispetto ai precedenti. Tra il 2010 e il 2014-2015 sono stati tagliati 37 miliardi dal budget della sanità, dai vari governi, Berlusconi, Monti, Letta, ognuno ha tagliato. Questo perché? Perché il budget era legato al PIL. Non appena il PIL si abbassa, ecco che vengono tagliati, si fanno i tagli cosiddetti lineari. Taglio lineare significa che io devo trovare i soldi per far andare avanti la scuola, dove li prendo? Il PIL è calato, quindi li prendo dalla sanità, perché la sanità posso tagliare in quanto è legata al PIL. Avete capito il concetto? Allora, questo è il problema principale che si sta dibattendo oggi, in questo momento. Si sta dibattendo perché? Perché si sta discutendo se conviene ancora mantenere il budget legato al PIL. Questo è il punto. Ecco, ci sono due correnti diverse. C'è chi dice stacchiamolo dal PIL, c'è chi dice no, dobbiamo tenerlo legato al PIL. Perché? Perché chi dice che vuole legato al PIL è intenzionato a mantenere il taglio della sanità. Perché ho parlato di tagli e lei mi ha chiesto la sostenibilità? Perché il problema della sostenibilità è legato ai fondi. Il concetto di sostenibilità è come una specie di... Lei è una professoressa di letteratura, quindi non dico una sciocchezza. È un Giano Bifront, si dice in gergo tra di noi. Il Giano Bifront che cos'è? Guarda due realtà. Da una parte c'è il paletto, i paletti che vengono messi
dalla situazione finanziaria, dall'altra parte c'è l'esigenza della popolazione che ha bisogno di essere assistita. Quindi il concetto di sostenibilità, quindi, che cos'è? È l'equilibrio, riuscire a mantenere l'equilibrio tra il budget, quindi i limiti che vengono dati dalla situazione finanziaria, e l'esigenza della popolazione. E qui sta la grandezza, la procura dei vari dirigenti, direttori generali, quando riescono a mantenere questo budget. È ovvio che se noi facciamo un discorso così tecnico e teorico, noi dobbiamo anche accennare agli ospedali periferici. Perché? Perché gli ospedali periferici nel passato costituivano dei doppioni uno dell'altro e non avevamo un'efficienza massima, non che non lavorassero bene, ma non c'era l'efficienza massima ottimale per poter. E allora ecco che i direttori generali hanno cominciato a dire: beh, allora uniamoli, cerchiamo di concentrare le risorse, perché se non concentriamo le risorse le disperdiamo e non riusciamo ad assistere la popolazione. Allora, e questo è il punto chiave. Che cosa si può fare? Perché il problema di San Giovanni Fiore, io lo conosco bene, sono di San Giovanni Fiore, quindi lo vivo in un certo senso. Che cosa si può fare? Non lo so che cosa si può fare, onestamente. Qualche cosa forse si poteva fare, non so se siamo ancora in tempo, proprio perché l'atto aziendale è stato appena pubblicato. Bisognava intervenire prima dell'atto aziendale. Quando ai sindaci è stato detto si può fare, non so che cosa possiamo fare. Ormai non lo so se è possibile o no. Va bene, noi naturalmente con questo dialogo non pretendiamo assolutamente di risolvere il problema sanità, però intendiamo sollecitare chi di competenza, intendiamo mantenere viva la fiammella di questa tematica che riguarda tutti. Quindi 2 secondi sì, perché altrimenti la gente ci lascia, poi abbiamo esigenza di passare alla premiazione. 2 secondi ho chiesto io, perché una cosa si può fare, sicura, sicura, ed è una battaglia che si deve fare, la deve fare però la Regione, ed è quella di portare il target del... Voi sapete che la sanità è finanziata pro capite. Il pro capite significa che ognuno di noi, sulla nostra testa, in Calabria, la Regione riceve 1.880 euro in Calabria. In Lombardia riceve 2.200 euro. Per quale ragione in Calabria 1.880 euro? Questo è il punto, questa è la battaglia che si deve fare. Sono 400 milioni di differenze. Grazie, grazie, grazie. Grazie naturalmente. E adesso passo la parola alla nostra Presidente. Allora, prima di effettuare la premiazione, salutiamo e ringraziamo le case editrici che hanno aderito al premio letterario e hanno inviato i libri, Giunti Editori, Booksprint, Rubettino, Aliberti, Filo Rosso, Carocci. Grazie. Ringraziamo i B&B che hanno sponsorizzato la serata, B&B Mastro Gio, Casa Federico e Agriturismo Tenuta di Torre Carica. Grazie. Grazie perché, nonostante le restrizioni del Covid, nonostante la crisi economica, nonostante si è lavorato poco, hanno offerto la loro disponibilità, perché hanno detto che è un evento importante per San Giovanni in Fiore e si sono messi a disposizione. Grazie. Adesso seguirà la... Ringraziamo ancora l'associazione AVO, l'associazione delle volontarie ospedaliere, che questa sera sono qui con noi, anche perché la presidente dell'associazione AVO è membro di Donne e Diritti. Grazie veramente, insieme a loro abbiamo
condotto tante battaglie, abbiamo presentato dei libri e per noi di Donne Diritti averle qui questa sera è veramente un onore. Grazie. Ringraziamo l'associazione Vivere Sorridendo di Crotone con Giovanni Massala, con cui stiamo sostenendo una grande battaglia per la riapertura del reparto di medicina nucleare presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Grazie Giovanni per essere qui questa sera. Allora, siamo alla premiazione. Allora, da premettere che tutti i libri sono stati veramente belli, ma bello e produttivo, e sono stati letti, libri che ci hanno segnato a tutti, hanno segnato a noi della giuria, hanno segnato i lettori che hanno letto, sono stati veramente tutti che ci hanno lasciato qualcosa. È stato difficile, vi dico difficilissimo, scegliere i primi tre. Purtroppo è una competizione e nelle competizioni bisogna nominare i vincitori. Quindi fino all'ultimo ieri sera era uscita una classifica con la giuria, ieri in tarda serata è stata modificata, perché eravamo veramente indecisi. Noi volevamo fare vincere tutti, però non potevamo fare i primi posti. Abbiamo dovuto sceglierne tre, ma agli altri che non saliranno sul podio, il maestro che chiamiamo qui, lo facciamo accomodare qui. Abbiamo il nostro orafo Giovanni Bertichini. Maestro orafo Giovanni Bertichini, che salutiamo e ringraziamo, che è proprio lo sponsor ufficiale della nostra serata, perché ha creato ad hoc tutti i premi. E la moglie, non me le volere, ma devo salutare per forza la mia associata. La moglie di Giovanni si chiama Lina Comito ed è una nostra associata di Donne e Diritti, che salutiamo. Naturalmente noi siamo sempre dalla parte delle donne, quindi era obbligo salutare Lina. E gli autori che non hanno vinto, però avranno il premio, sempre da parte del piccolo omaggio, da parte del maestro orafo e da parte del Centro Studi Gioacchimiti, perché Riccardo Succurdo, che è il presidente del Centro Studi Internazionale Gioacchimiti, questa sera è in giuria, ma ha anche patrocinato l'evento e parteciperà e vuole contribuire donando alcuni libri a tutti gli autori, e lo ringraziamo. Allora, leggiamo la classifica, ci siamo? È arrivato il momento. Io non la so. Terzo posto, la plastica nel piatto di Silvio Greco. Prego Silvio, legge la motivazione, Raffaela Sipio. La giuria, all'unanimità, ha deciso di indicare come vincitore del terzo premio della prima edizione del premio letterario Città di San Giovanni in Fiore, Silvio Greco, con il suo romanzo La plastica nel piatto. Per aver trattato un argomento di grande attualità, la plastica ha invaso le nostre vite, nel bene e nel male. Nel bene, a supporto di ogni nostra attività, e nel male, quando diventa rifiuto altamente inquinante, ma soprattutto quando si frammenta in micro e nanoplastiche entrando nella catena alimentare. A tutto ciò si aggiungono le tonnellate di plastica che vengono scaricate ogni anno nei mari, distruggendo gli habitat marini. Il biologo marino Silvio Greco offre in questa sua opera molti spunti di riflessione sui quali i comportamenti, l'intera umanità deve cambiare. Complimenti. Premia insieme al maestro Giovanni
Bertichini, la presidente dell'associazione AVO, Maria Foglia. Spiegherà il dono Maria Gabriella Militerno. Non vediamo però il premiato. Silvio Greco era qui ed è uscito forse un attimo. È andato via. Io non me ne ero più accorto. No, io l'ho visto che è andato via. Lo possiamo chiamare un attimo? Se qualcuno. Va bene, velocemente diciamo che il sigillo di il sigillo Florenze, che nel centro riporta un fiore stilizzato a 7 petali, fallo vedere perché io lo conosco, con 7 petali che indicano gli oratori della disposizio, che corrisponde all'immagine 12 del Liber Figurarum, il progetto del nuovo ordine monastico. Intorno alla rappresentazione del fiore riportata l'iscrizione in flore justitia tua cognoscuntur, a fiore si conoscono i tuoi giudizi, dove il tuo sta per i giudizi del Signore, quindi ad indicare che la montagna è il luogo privilegiato per poter conoscere, scrutare i disegni divini, quindi a fiore verranno annunciati i frutti dello Spirito Santo. Bene, glielo conserviamo allora. Complimenti, naturalmente bellissimo. Un applauso all'Orafo Bertichini. Infatti volevo ringraziare l'Orafo Giovanni Bertichini per la generosità. Bene, andiamo avanti, chissà Silvio, con il secondo premio. Ritorna. Secondo premio, l'assedio di Enzo Ciconte. Legge la motivazione il professore Giuseppe Barberio. Premia il custode dell'abbazia Don Battista Civino. Nella ricerca di Enzo Ciconte emerge con ininterrotta coerenza l'originale capacità di cogliere le dinamiche delle grandi associazioni mafiose, una irrinunciabile attenzione pedagogica e una rara capacità divulgativa, caratteristiche queste manifestatesi costantemente con lucidità di intenti e con indubbio rigore scientifico. I suoi lavori, infatti, hanno contribuito in modo decisivo alla conoscenza di momenti e di aspetti della nostra storia nazionale, squarciando il velo frapposto da analisi riduttive e da interpretazioni fuorvianti. L'ultima sua opera, L'assedio, storia della criminalità a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale, percorso storico-sociologico sulla criminalità della capitale d'Italia, con l'intento riuscito di far luce sul groviglio di interessi e sull'anima oscura della città, conferma il valore della sua intera opera di studioso, attestato dai riconoscimenti ottenuti e dal costante interesse che suscita in ambito accademico e nell'opinione pubblica. La giuria del premio letterario Città di San Giovanni Fiore ha inteso pertanto riconoscere Enzo Ciconte per il suo prezioso lavoro storico e per il suo appassionato impegno pubblico la capacità di ribadire il nesso inscindibile tra cultura e politica, offrendo a tutti noi con il suo libro un'ulteriore e imprescindibile occasione di conoscenza e di riflessione. Grazie. Grazie. Adesso Enzo, prego, dovresti ritirare il premio. Un applauso ad Enzo, complimenti. Giratevi che facciamo una foto. Quindi, secondo posto, l'assedio di Enzo Ciconte.
grazie al libro, grazie alla tua penna. La motivazione. Professore Barberio, gliela doniamo la motivazione che avete scritto? Così almeno rimane tutto insieme, dai. La motivazione, così così, non se la può tenere. Complimenti. Adesso naturalmente grazie. Il premio più... Sono tutti belli, un applauso sempre al nostro orafo per Tichini perché sono dei bellissimi premi, davvero. Complimenti Giovanni. E adesso... Vai. Allora, primo premio, prima edizione, primo premio della città di San Giovanni in Fiore. A vincere è una donna, Palma Comandè, la padrina. Legge la motivazione Maria Gabriella Militerno. Spiegherà il simbolo. Premiano il presidente dell'associazione Donne e Diritti e il presidente del centro studi internazionale Giochi Viti, Riccardo Socorro. Facciamo un applauso. Chinati Palma, vieni. La giuria all'unanimità ha deciso di indicare come vincitrice del primo premio della prima edizione del premio letterario Città di San Giovanni in Fiore, Palma Comodè, con il suo libro La Padrina, per la sua straordinaria capacità di aver raccontato la personalità di due donne, due generazioni, due facce della stessa medaglia bersagliate dal destino tanto da esserne annientate, ma che incanalano il dolore, la morte in maniera differente. Nanna Menù, la padrina appunto, che si costruirà un rispetto incommensurabile, sacrificando gli stessi membri della famiglia, desiderosi di un valore scontato ma non concesso, la libertà. E poi Maria, che suo malgrado si piega alla volontà di Nanna Menù di rinunciare ai suoi sogni, alle sue attitudini, alla sua libertà, riuscendo a trovare anche piacere e gioia in questa nuova vita costruitale proprio dalla nonna. Se il filo rosso di tutti gli eventi narrati e la sofferenza di tutti i personaggi sottomessi alla delinquenza, di cui nel libro si dimostra la non convenienza, proprio come non si stanca mai di ripetere il procuratore di Catanzaro Gratteri nei vari incontri pubblici, è presente anche una luce che lascia intravedere alla fine una speranza di redenzione lontana, naturalmente, dall'ombra nera della criminalità. Io purtroppo, complimenti, veramente ci ha preso tantissimo il suo libro. Io in questo momento non posso darle il foglio con la motivazione, ma le farò avere il testo, sicuramente. Un applauso. Vediamo davvero. Riccardo. La foto. La prof. Militerno ci spiegherà che cos'è il simbolo. Riccardo Socorro ci spiegherà la chiave. Comunque è bellissima, poi naturalmente facciamo un giro da farlo vedere anche gli altri. Il maestro Pertichini è riuscito a fondere in questa sua creazione artistica la chiave con una delle immagini più simbolicamente forti del libro delle figure. Ho avuto la grande emozione, il piacere di sfogliare recentemente il codice originale, quindi è su questa immagine una grandissima emozione, perché Gioacchino ha ripreso
una delle immagini del più grande profeta di Ezechiele, che appunto descrive questo cocchio divino, e riportandolo Gioacchino mette gli animali giovannei, gli animali del libro che lui ha studiato di più, questo racconto fra un inizio e una fine, fra la rivelazione e la profezia, fra quello che siamo stati e quello che ancora saremo. Mette tutto insieme in questa immagine, e questa immagine, fra le altre cose, secondo alcuni scrittori, secondo alcuni studiosi di storia dell'architettura, è raffigurata in quest'angolo, con le cappelle superiori, le cappelle inferiori e questo oratorio centrale. Ovviamente è in architettura, però per dire che Gioacchino si è espresso attraverso l'architettura, attraverso le immagini, continua ad esprimersi attraverso quest'arte e attraverso questa versatilità che gli artisti florenzi stanno riscoprendo, la spiritualità nell'arte. Complimenti anche al maestro. Grazie, io sono veramente emozionata di essere qui stasera, emozionata per questo premio che dedico a tutte le donne che patiscono delle violenze, che vivono in un tunnel, e questo libro significa la speranza, perché è la protagonista di questo libro, come è stato appena detto, nel momento più buio della sua vita è riuscita a trovare la luce della redenzione. E trovandomi qui con le donne che fanno parte dell'associazione Donne e Diritti, credo che non ci sia cosa migliore che dedicare a loro questo premio. Grazie. Grazie a Natalia come donna. Naturalmente spero che questa gara apra davvero un mondo migliore per tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ora gli altri autori si avvicinano, perché il maestro Bertichini consegna un piccolo dono. Olimpio, vedo Olimpio, la Erminia, l'Erminia Barca, la signora Levato. Facciamo un applauso anche ai nostri autori, che come ha detto prima Stefania, tutti potevano vincere, ognuno a modo suo è unico, quindi ognuno avremmo potuto farle vincere tutte, però purtroppo ci sono solo tre premi. Complimenti anche agli autori. Grazie a tutti quanti voi che avete partecipato. E ringraziamo gli ospiti, naturalmente, che sono autori, sono autori importanti: Olimpio, premio Arcuri, Lupa Lanca. Però hanno deciso di concorrere alla nostra prima edizione, e si sono messi in discussione, perché alla fine vincono tutti, perché vince la cultura, vincono i libri, che è la cosa più importante. Grazie a tutti, ringrazio la stampa che è qui presente, Antonio Doria di Info Oggi, Maria Teresa Cortese, Caterina Costante, ringraziamo la giuria che ha collaborato con noi, ringraziamo tutti voi che siete venuti, veramente tanti. Grazie, perdonateci se abbiamo sbagliato qualcosa. E se siamo state un po' lunghe, forse. È il primo anno di prova, l'anno prossimo ci miglioreremo sicuramente, faremo un errore, col tesoro dei nostri errori. Allora, vi salutiamo con una bella canzone. Sì, con un'Ave Maria. Ave Maria, prima grazie. Via, vi voglio dedicare l'Ave Maria. Ci vediamo l'anno prossimo con la seconda edizione del premio letterario Città di San Giovanni in Fiore. Viva San Giovanni in Fiore, viva le donne!